Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla chiesa di Bologna. Un singolare pellegrinaggio è stato voluto dalla diocesi non per un santo ma per un personaggio letterario, Don Camillo, additato però da Papa Francesco come modello di un prete che prega e che sta vicino alla gente. Vediamo allora com'è andata. Ciò che più colpisce chi visita i luoghi in cui è ambientata la saga di Don Camillo e Peppone è il toccare con mano che si tratta davvero, come diceva Guareschi, di un mondo piccolo, uno spazio geografico e una collocazione nella storia che hanno la consistenza di un dettaglio in un grande mosaico. Ma la genialità dello scrittore ha saputo leggervi una verità e una bellezza dal valore decisamente universale che continua ancora oggi ad affascinare a tutte le latitudini e nei contesti storici più diversi. Ne hanno fatto esperienza i pellegrini bolognesi che, accompagnati dall'arcivescovo Matteo Zuppi, hanno attraversato la pianura per giungere a Roncole, al ristorante che Giovannino Guareschi ha fondato proprio a fianco della casa natale di Giuseppe Verdi e che i figli dello scrittore hanno dovuto trasformare in museo, una scelta dettata dalla necessità crescente di accogliere i tanti visitatori che si accostano allo scrittore e al suo mondo piccolo. Negli occhi del figlio Alberto si intuiscono chiari i ricordi di Giovannino, il gigante col diminutivo. Mio padre, sul suo giornale Il Candido, faceva polemica contro tutte le ideologie che impediscono alla gente di pensare con la propria testa, ma nel contempo aveva fatto una netta distinzione fra ideologie e uomini, per cui attaccando il comunismo però aveva creato un personaggio straordinario di Peppone, che è un comunista ma non è il comunismo. Quindi ha fatto questa netta distinzione per far vedere che la gente deve pensare con la propria testa. Peppone credeva nei suoi ideali, però quando doveva prendere una decisione doveva prendere sempre secondo coscienza e mai secondo le direttive del partito. Quindi mio padre commentava con l'ottica del paesello quello che succedeva in Italia. Peppone e Don Camillo funzionavano da parafulmini, i guai dell'Italia si riversavano nel paesello e loro due, magari con una scazzottata, cercavano un punto d'incontro sul piano umano, non ideologico, per il bene della propria gente. Peppone lo faceva per i suoi amministrati, dato che mio padre l'aveva promosso sindaco, e Don Camillo per la salvezza delle anime del suo gregge. Ed è proprio nella casa ristorante di Giovannino Guareschi che avviene l'incontro tra il Monsignore, Matteo Zuppi, e l'Onorevole Fausto Bertinotti, comunista d'altri tempi. Cambia lo scenario. Il gruppo dei bolognesi, organizzati dalla Petroniana Viaggi, si sposta nel capoluogo Busseto, presso quel teatro nel quale il maestro Verdi suonò le prime note musicali della sua giovinezza. Un piccolo gioiello rimasto intatto dai tempi dell'autore della Traviata, che ha ospitato il dibattito moderato da Massimo Bernardini. Zuppi e Bertinotti, ciascuno evidentemente con il suo retaggio storico e culturale, hanno riletto le vicende di Don Camillo e Peppone, andando in cerca del segreto della loro perenne attualità. Perché colpisce come a distanza di anni ancora sono attrattivi in un mondo che effettivamente è cambiato totalmente, perché credo che quello di cui abbiamo un grande bisogno è di essere profondamente se stessi, perché Don Camillo era proprio Don Camillo fino in fondo. Non era una caricatura, rappresentava una chiesa che, come prima è stato ricordato, perché Papa Francesco lo ha indicato come uno dei modelli per la chiesa, perché pregava e stava in mezzo alla gente, perché pregava e conosceva tutti, no? Quindi anche un modello di chiesa, non è soltanto un modello di prete, è un modello di chiesa vera, che non aveva paura di parlare con tutti quanti, anche di confrontarsi duramente, ma appunto con due grandi forze, quella di difendere i propri valori, ma poi sostanzialmente anche quello di riconoscere il valore degli altri, di ritrovarsi in ciò che unisce.
Don Camillo e Peppone non rappresentano soltanto due mondi politici separati in competizione e anche in duro scontro tra di loro, ma è questa la ragione che li rende universali. Rappresentano due chiese, e due chiese che proprio per essere chiese sono immerse nel popolo e perseguono, credono almeno di perseguire, ognuno il bene comune. E questa ragione che li fa insieme avversari e fratelli, avversari e fratelli, avendo così bandito la categoria di nemico. Dietro a ogni scontro c'è la possibilità di riconoscere una persona e rispettare la fede che lo guida nella sua azione. Nostalgia, dunque, dice Bertinotti, per quel mondo, per quelle storie, per lo spessore di quelle persone, una nostalgia che però Chiosa Zuppi raccoglie una domanda per l'oggi, una domanda che cerca risposte. Dicevamo che Petroniana Viaggi si occupa della logistica e i languori tipici dell'orario trovano piena soddisfazione coi sapori dell'Emilia. Terra davvero benedetta questa pianura emiliana, parmigiano, coppa di Parma, salame di maiale nero, la sbrisolona, le crostate, l'ottimo vino, su tutto un trionfo di culatello e pane casareccio. Dopo il ristoro si attraversa la pianura sui passi del primo regista dei film di Don Camillo, che identificò in Brescello, nel Reggiano, il set ideale per girare i celebri film. Non solo il museo che raccoglie foto e cimeli delle cinque straordinarie pellicole, ma un intero centro storico attraverso il quale sembra di entrare fisicamente nei film e ritrovare quel mondo così piccolo e così grande. Il parroco attuale di Brescello ha voluto collocare il crocifisso di Don Camillo proprio ai piedi dell'altare, un oggetto di scena che i fedeli stessi hanno voluto custodire in chiesa come oggetto di culto e simbolo di una fede che non muta col mutare dei tempi. No, forse è cambiato più Peppone che Don Camillo, no, nel senso che diciamo, la spiritualità, il desiderio pastorale di Don Camillo è rimasto per noi sacerdoti identico. Queste zone vuol dire, come poi dappertutto, un essere vicino alla gente, anche a quelli che non frequentano, anche a quelli che sono lontani, ecco, dalla parrocchia. Ugualmente essere attento a tutti, accogliente verso tutti, andare incontro a tutti. E in questo è cambiato perché c'è questa collaborazione anche con l'amministrazione comunale, quindi col sindaco, che adesso è una Peppone, perché è una donna, e quindi, come fosse poi era anche per Don Camillo e Peppone, che alla fine collaboravano per il bene della gente, credo che questo di fondo sia ancora rimasto ed è attuale più che mai, valido. Un pellegrinaggio senza santuario e senza reliquie. L'iniziativa è venuta dall'ufficio pellegrinaggi della diocesi petroniana. Siamo andati a visitare i luoghi nativi di Don Camillo e del suo padre letterario Giovanni Guareschi, con un'idea che era quella di fare sostanzialmente un pellegrinaggio. Qualcuno si potrebbe anche un po' stupire, perché in realtà non abbiamo visitato nessun santuario né incontrato la tomba di un santo e le sue reliquie. Siamo andati però a incontrare una figura che Papa Francesco nel 2015 nel convegno di Firenze alla Chiesa italiana ha indicato come un santo, di fatto canonizzandolo. Insieme a Francesco d'Assisi e a San Filippo Neri, il Papa ha indicato Don Camillo, il primo San Francesco per accompagnare la Chiesa ed educarla sulla via della povertà, San Filippo Neri per rieducarla sul tema della letizia e della gioia, che sta molto a cuore a Papa Francesco, e poi la prossimità, cioè lo stare vicino alla gente. Sappiamo e conosciamo questa premura che Papa Francesco ha, cioè che i sacerdoti siano in mezzo alla gente e abbiano l'odore delle pecore. E lo stesso Papa ha indicato San Camillo da Brescello, no? Insieme a Peppone, come due figure che possono aiutare la Chiesa italiana a vivere una conversione pastorale. Questo è l'atto di donazione già sottoscritto dalla Curia, non manca che la firma del sindaco. 8 appartamenti, ma lei è matto, monsignore, non ci pensi nemmeno. Il Consiglio Comunale accetta la nostra proposta. E firma.
Uno degli appuntamenti più importanti della vita diocesana, così Monsignor Zuppi ha introdotto la giornata del malato che si è tenuta domenica scorsa nella Basilica Lurdiana di San Paolo Maggiore. Per noi c'era Roberto Bevilacqua. Uno dei luoghi privilegiati della devozione dei bolognesi per la Vergine di Lourdes è la Basilica di San Paolo Maggiore, retta dai padri Barnabiti, che anche quest'anno ha ospitato la celebrazione diocesana della giornata del malato. L'arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato la messa, confidando di ritenere questo uno dei momenti più importanti dell'anno, perché chi vive nella sofferenza possa sperimentare già da ora, con l'aiuto dei fratelli, la consolazione promessa dal Signore. L'Ufficio Diocesano di Pastorale Sanitaria, che coordina in particolare l'assistenza spirituale degli ospedali della Diocesi, e le due associazioni che sono particolarmente vicine ai malati, Unitalsi e Volontari della Sofferenza, hanno dato vita a questa celebrazione, impegnandosi anche nel trasporto di numerosi malati e disabili. Immagini di tenerezza e di attenzione che stridono con le notizie terribili che giungono dal nostro territorio di abusi perpetrati contro anziani in strutture che dovrebbero garantire invece cura e protezione. L'arcivescovo ricorda che gli anziani sono esposti spesso all'arbitrio, alle contenzioni, a diritti che sono loro negati de facto. Nella sofferenza si rivela la nostra fraternità. E quanto ci vogliamo bene. Questa è la grande scommessa delle nostre comunità e della nostra Chiesa. Per questo penso che l'appuntamento di oggi è fondamentale per la nostra Chiesa. Perché se ci vogliamo bene nella sofferenza, ci vogliamo bene per davvero. Altrimenti, vabbè, ti voglio bene, ognuno a casa sua. No, io vengo a casa tua. Non ognuno a casa sua, io vengo a casa tua perché stai male. E se stai male, casa tua è la mia. Perché stai male? Non possiamo accettare, prosegue l'arcivescovo, che qualcuno sia scartato perché non perfetto. Cercheremo parole di amore vero, non quelle vuote, banali, scontate, che appaiono amare o a volte ridicole, pensando allo strappo doloroso che è la malattia. Monsignor Zuppi conclude l'omelia citando le parole di Madre Teresa. Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Sii l'espressione della bontà di Dio, bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito, offri sempre un sorriso gioioso, e lo possiamo far tutti. Dai loro non solo le tue cure, ma anche il tuo cuore. E così sia. Economia ristagnante, società frammentata, tante zone d'ombra nel rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Presentato martedì, presente anche l'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Il servizio è di Marco Pederzoli. È stato presentato ieri all'oratorio San Filippo Neri il 52esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Promosso dalla Fondazione Del Monte, l'esposizione dei risultati dell'indagine è stata tenuta dal segretario generale dell'Istituto di Ricerca, Giorgio De Rita, alla presenza dell'arcivescovo Matteo Zuppi e del sindaco Virginio Merola. Erano presenti anche la presidente della Fondazione Del Monte, Giusella Finocchiaro, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Nel rapporto dell'anno scorso vedevamo una ripresa economica crescente, un rafforzarsi della crescita, un rafforzarsi della dimensione industriale. E invece con i primi mesi di quest'anno tutto questo si è fermato, l'orizzonte si è un po' oscurato, tutto è diventato più buio, è cresciuta la sfiducia. E quindi un primo elemento è la maggiore preoccupazione su questo intreccio fra società ed economia, che speravamo potesse trovare nella dimensione economica una soluzione, che invece così non è stato. Il secondo elemento è un passaggio da quella che abbiamo chiamato negli anni fra il 2011 e il 2017 il ciclo del rancore, la stagione del rancore, cioè la delusione per qualcosa che poteva essere e non è stato, a un ciclo nuovo che è fatto di maggiore cattiveria individuale, di un desiderio individuale del conto solo io, sono importante solo io,
e che con una battuta abbiamo chiamato sovranismo psichico, cioè questa inclinazione degli italiani a pensare solo a se stesso. In realtà, guardando poi più in profondo, ci sono dei processi di trasformazione sociale di lungo periodo che stanno segnalando una voglia della comunità italiana, nel senso non soltanto degli italiani di nascita, ma di tutti coloro i quali vivono e lavorano nel nostro paese, di rimettersi in moto, di ritrovare quel modello di sviluppo che ha caratterizzato gli anni, dal 60 fino ai primi anni 2000. La verità è che abbiamo perduto un decennio sotto il profilo economico fra il 2007 e il 2017 e questo andrà recuperato non solo sotto la dimensione economica ma anche e soprattutto sotto quella sociale. Il punto centrale è quello di ritrovare la strada dell'investimento non soltanto pubblico o non prevalentemente da parte del settore pubblico ma soprattutto da parte del settore privato. L'incattivimento, come dice il rapporto, è chiaro che è anche preoccupante perché va affrontato, bisogna trovare le risposte, perché l'incattivimento è frutto anche di qualche cosa. No? E soprattutto credo che l'utilità del rapporto è di capire i problemi. E qualche volta invece prima di capirli già ci si schiera, al contrario penso che bisogna capirli e, come dice il Carina Bassetti, ricucire quello che, se poi è diviso, può creare davvero tanta sofferenza. Giovedì scorso, nella festa di San Valentino, l'Arcivescovo ha presenziato un momento di preghiera nella parrocchia di Santa Maria della Carità, promossa dall'Ufficio Famiglia e rivolto a tutti gli innamorati. Il servizio di Antonio Minicelli. Giungono a compimento e al loro apice le celebrazioni di San Valentino che si sono tenute qui nella nostra parrocchia a causa della presenza di una chiesa dedicata a San Valentino martire. Oggi ci sarà la festa degli innamorati con la presenza del vescovo, un breve momento di preghiera che è inteso soprattutto come occasione di ritrovo e poi per dare la parola al vescovo e per ascoltare le sue parole. Invece abbiamo iniziato le celebrazioni lunedì con un'attenzione ai single, poi c'è stata la messa, una veglia e poi l'occasione di fermarsi a cena insieme con coloro che si erano voluti prenotare. Martedì abbiamo dedicato l'attenzione ai fidanzati e alle coppie che avevano piacere di ricordare il loro anniversario di matrimonio e mercoledì invece abbiamo pregato insieme alle persone che hanno avuto un'esperienza di separazione o divorzio oppure anche con quelle coppie o famiglie che sono in difficoltà per qualsiasi motivo. E c'è stata anche una bella testimonianza di una coppia che ha fatto il percorso con Retrowhile e che adesso presta il suo servizio con Retrowhile. La caratteristica che ha accompagnato questi giorni è una mostra di sculture sul tema della trasformazione che l'amore può essere in grado di operare. Le sculture sono di un'artista bolognese adottata, Giulietta Geller, che lavora proprio a partire da materiali naturali e poi opera una trasformazione nella composizione della scultura. E ci sono 4 coppie di sculture che partono da uno sguardo che abbraccia tutta l'assemblea e poi è uno sguardo che si fa più vicino, un incontro che eleva e conclude con un abbraccio fusionale. In chiesa c'erano tante coppie anche di varie età, perché l'amore si trasforma, cresce, anzi si matura, forse proprio come a Cana è sempre il vino più buono. L'altro giorno è venuto un uomo di più di 80 anni, che è sposato da 60 anni, che mi ha detto: ci vedremo, perché voglio portare anche mia moglie che ha qualche debolezza, qualche fragilità, ma sono più innamorato di come ero all'inizio quando mi sono sposato. Questa è la festa di oggi ed è una festa che ci fa capire anche il mistero di Dio, che è colui che è sempre innamorato di noi e ci insegna a scegliere la via dell'amore, perché la sua parola è una parola di amore che insegna agli uomini ad amare. Apriamo adesso un'ampia pagina su Devozio, l'esposizione fieristica dedicata all'arte sacra e agli operatori che affiancano il mondo religioso. Marco Pederzoli ci racconta il progetto culturale proposto dalla manifestazione.
Benvenuti a Devozio. Abbiamo aperto questa prima giornata di manifestazione. Siamo soddisfatti perché vediamo che ci sono visitatori in fiera. È un settore che si merita questi risultati. Devozio è arrivata alla sua seconda edizione con 176 espositori, di cui 20 esteri, rappresentano il meglio della produzione a livello internazionale. C'è la partecipazione di diverse aziende leader di questo settore, con aziende che si rivolgono agli operatori professionali, quindi buyers, e anche un gruppo importante invece che si rivolge a progettisti e a parroci e sacerdoti, istituti religiosi. Lo spirituale ha sempre anche bisogno di espressione e quello che noi vediamo qui, venendo anche da tutta Italia e raccogliendo tanti produttori, perché è chiaro che è anche un mercato, ma che non è mai soltanto qualcosa di commerciale, c'è sempre una dimensione superiore. Se manca quella superiore resta soltanto una dimensione commerciale molto pericolosa. Credo che anche da parte della Chiesa di avere attenzione per questo e quindi di chiedere un livello di preparazione, di formazione, di richiesta e quindi anche di offerta che garantisca una dimensione spirituale così necessaria sempre anche nella nostra generazione, per capire, per vedere, per intuire, per mostrare il mistero di Dio. Il Centro Studi per l'Architettura Sacra coordina il comitato scientifico che propone all'interno della fiera di Devozio dei momenti culturali. Il tema scelto è liturgia e accoglienza, sottolineando come appunto il primo gesto di Dio verso gli uomini sia il gesto di accoglienza che si esprime nel suo dono nella liturgia. Ci sono 5 convegni. Lo spazio esperienziale dove si colgono alcuni aspetti appunto della liturgia eucaristica diciamo cattolica e uno spazio mostra dove immagini del crocifisso, immagini del Settecento, immagini del Novecento e contemporanee espongono appunto quello che è il cardine della speranza cristiana, cioè la morte e risurrezione di Cristo in forma materica. All'interno di Devozio era presente anche uno stand che ha presentato una simpatica iniziativa per unire la passione per il calcio di tanti sacerdoti all'impegno per la fratellanza e la costruzione della pace attraverso lo sport. Noi siamo un gruppo di preti che fondamentalmente hanno una grande passione per il calcio e attraverso questa nostra passione vogliamo trasmettere anche il messaggio del Vangelo. Gruppo di preti un po' da tutta Italia, ci troviamo una volta ogni mese e mezzo assieme al nostro mister Moreno, facciamo dei piccoli raduni in cui giochiamo, stiamo insieme, preghiamo e allo stesso tempo facciamo anche delle partite contro alcune squadre che ci chiedono di giocare contro di noi, sempre con lo scopo dell'aiuto, della beneficenza e per queste associazioni, queste realtà che hanno bisogno anche un po' di essere aiutate, di essere sostenute. E dunque attraverso il gioco del calcio vogliamo un po' esprimere quello che ci dice anche Papa Francesco, la Chiesa in uscita, una Chiesa non solamente all'interno delle nostre chiese, ma una Chiesa che sa andare incontro anche alla gente e anche attraverso il gioco del calcio passare questo messaggio bello che noi vogliamo dare a tutti. Il Vangelo di questa domenica continua il Vangelo di domenica scorsa delle Beatitudini e ancora una volta il discorso è rivolto al voi che ascoltate, al voi dei discepoli, al voi della folla che ascolta Gesù e dunque a ciascuno di noi. A questo voi che ascoltate è rivolta una parola molto esigente. Il cammino del Vangelo richiede davvero una radicale consegna di sé ha una logica diversa da come noi la conosciamo, ed è la logica appunto del dono e del dono gratuito sempre.
E questo credo sia interessante come dato, in un mondo dove tutto ha un valore, dove tutto si può scambiare, dove tutto è legato alla legge del contraccambio, in bene o in male, il Vangelo ci propone la semplice imitazione di Cristo e del Padre suo, semplice tra virgolette, ovviamente. Credo però che sia molto bello come dato, l'immagine è molto forte, come Dio salva gratuitamente il mondo in un dono di amore, così i discepoli sono chiamati a condividere gratuitamente quei gesti che salvano, perché perdonare è salvare, è vincere il male, è permettere al bene di creare nuove tutte le cose. Ma come si fa a vivere questa proposta così esigente? Qual è il punto di partenza? Vorrei cogliere con voi quello che è il brano evangelico. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Dio è misericordia. Questo è il punto di partenza. Dio è amore. Rimani allora, rimaniamo in contatto con questo amore pieno. E l'amore mi passa da parte a parte, mi entra dentro e io mi scopro capace di cose impossibili perché l'amore trasforma il mio cuore, rimane attaccato a Dio che è amore e allora anche l'impossibile diventerà possibile. Imparerai a perdonare, imparerai ad amare, imparerai a diventare discepolo, quel cammino prezioso mai dato per scontato e che il Vangelo ogni giorno e ogni domenica ci permette di realizzare in noi. Il cristianesimo in tempi di paura. Alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna sono stati presentati due libri che possono contribuire ad affrontare i timori della nostra epoca. Sono tempi particolarmente complessi, particolarmente difficili, tempi incerti, rispetto ai quali la proposta è quella di andare a recuperare le fonti e in particolare la fonte della fede ebraico-cristiana, vale a dire la Bibbia. La Bibbia letta in che modo? In due direzioni. Da una parte la Bibbia come grande codice della cultura e dell'arte, come quel libro attraverso il quale riusciamo a capire da dove veniamo, dove andiamo e forse anche dove siamo. E dall'altra parte recuperare la dimensione della Bibbia come strategia di umanità, come educazione alla nostra fragilità. Solo recuperando il senso della nostra fragilità profonda, questo ci insegna la Bibbia, riusciamo a fare spazio all'altro. Il mondo contemporaneo, il cristianesimo, conosce soprattutto nel sud del mondo una vitalità crescente e un modo attraverso cui questa vitalità si esprime è quello che gli americani chiamano mega church, cioè grandi chiese, che però non hanno più nulla dal punto di vista architettonico della chiesa perché sono spesso grandi auditori capaci di contenere da un minimo 2.000 persone a 10.000, 20.000 persone, dove il fondatore di questa chiesa è l'assoluto protagonista durante le lunghe sedute rituali in cui i simboli cristiani passano un po' in secondo ordine perché ciò che viene valorizzato è la figura del leader carismatico che esibisce i suoi poteri di guarigione e soprattutto di convincere le persone che credere in questo tipo di messaggio religioso significa avere successo economico nella vita quotidiana. La puntata di 12 Porte si ferma qui. Vi ricordo il nostro canale di YouTube, 12 Porte Bo, dove potete trovare il nostro archivio, i servizi andati in onda in questa puntata e anche alcuni extra. E poi la nostra pagina Facebook, sempre attiva, dove potete scriverci e contattarci. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento come sempre. Alla prossima settimana.